Oggi vedremo come configurare una centralina 1068. Dalla parte retrostante del coperchio riusciamo a vedere come posizionare i vari moduli che si collegano direttamente alla scheda madre, come il modulo radio, il GSM, il PSTN e il modulo IP. Prima di alimentare la centralina, porre attenzione al JP4, che è questo qui. Praticamente questo ci dà la possibilità di configurare la centralina in modo 0 o in modo 1. A seconda della tipologia di come si vuole configurare il sistema, si deve inserire o disinserire il ponticello prima dell'alimentazione dell'impianto stesso e viene eseguito la prima volta in cui si mette in moto l'impianto. Qui abbiamo i vari ponticelli, io l'ho lasciato disinserito, il JP4 è quest'ultimo qui. Benissimo, a questo punto posso dare alimentazione al mio impianto. Prendo il fusibile. Attendo qualche istante. La 1068 ha la possibilità di far funzionare il sistema anche senza tastiera. E infatti qui, come si può vedere, la tastiera mi chiede: vuoi acquisirmi? Vuoi utilizzarmi solo come tastiera service per configurare l'impianto o il cambio lingua? In questo caso noi possiamo utilizzarla per parte integrante dell'impianto e quindi schiacciamo F1. La tastiera può essere anche utilizzata solo per la configurazione e poi la estraggo, oppure nell'eventualità non voglio il discorso della tastiera, posso direttamente tramite app collegarmi all'impianto e configurare l'impianto anche senza tastiera. Chiaramente in quel caso devo avere per forza di cose la scheda diretta IP per collegarmi all'app. In questo caso noi abbiamo centrale, una tastiera ed un inseritore. Qui vado con la freccia verso l'alto in acquisizione, schiaccio OK perché devo fare l'acquisizione del mio inseritore. Mi sposto, pigio il tastino per un istante e il lettore è stato acquisito, LT01. Se avessi altri lettori farei la stessa procedura o comunque tutto quello che è collegato al bus filare, che può essere anche una scheda di espansione. Fatto ciò, pigio il tasto ESC e devo andare ad acquisire le chiavi. 1, 2, 3, 4. Do conferma, impostazioni. Chiavi, acquisire chiavi, LT01, il lettore mi va in acquisizione, prendo la prima chiave, io l'ho identificata con un simbolino che è rosso, arancione e verde, vado con la prima e mi ha acquisito la prima key, vado con la seconda, perfetto, ha acquisito anche la seconda, vado con la terza e mi ha acquisito anche la terza. A questo punto esco da questa configurazione e qui ho le due possibilità: o vado direttamente in programmazioni e posso fare la configurazione direttamente da tastiera, oppure volendo farla direttamente con l'app mi sposto verso l'alto dove trovo codice dell'impianto e qui do un codice di impianto. Posso mettere generalmente la data di oggi, quindi metto 1703 2020 e do la conferma. A questo punto non mi resta altro che scaricare l'app 1068.7 e iniziare la configurazione con quella. Grazie.